Negli ultimi 2 anni abbiamo condotto, a livello nazionale, 2 ricerche nell'ambito delle cure palliative, dalle quali è emersa l'esistenza di complessità nella comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti nella gestione del paziente in hospice e soprattutto nel setting domiciliare. Quest'anno, ancora grazie al sostegno incondizionato di Teva, si è deciso di approfondire proprio questo aspetto, per comprendere in che modo i processi comunicativi tra palliativisti, medici e infermieri, caregiver e pazienti, si influenzano a vicenda, risultando a loro volta condizionati dal grado di consapevolezza dei pazienti seguiti circa le proprie condizioni e la finalità delle cure palliative. La ricerca è stata divisa in 2 fasi. Una preliminare con tecniche di indagine qualitative, realizzata attraverso 12 colloqui individuali a 4 medici, 4 infermieri operanti a domicilio e a 4 caregiver in diverse zone a livello nazionale. Durante la fase estensiva sono stati ascoltati su tutto il territorio nazionale 75 medici e 59 infermieri, tutti palliativisti, più 25 e 26 caregiver da loro indicati. In sostanza, il disegno di ricerca ha permesso di osservare 50 casi specifici di pazienti effettivamente seguiti in quel momento, attraverso il punto di vista del palliativista, medico o infermiere, e del caregiver di riferimento per il medesimo paziente. A fronte di percezioni concordi per medici e infermieri palliativisti dell'importanza della consapevolezza del paziente, della necessità di lavorare in equipe e per obiettivi condivisi, emergono elementi di complessità relativi ad alcuni fattori. Dall'analisi dei casi concreti risulta un certo disallineamento dei punti di vista tra operatori sanitari e caregiver, quando si trattava dello stesso paziente, che denota il permanere delle difficoltà di relazionarsi con il paziente in modo univoco, congiunto e funzionale a creare le condizioni per la migliore assistenza. I motivi che lo determinano vengono individuati in prima istanza nel ruolo del caregiver, riferimento fondamentale nel setting domiciliare, ma di cui non è facile ottenere l'alleanza. Secondariamente nel ruolo degli specialisti che hanno in carico il paziente prima, e che non sembrano coordinarsi in tempi precoci all'equipe di palliativisti, né favorire il processo di consapevolezza del paziente circa le proprie condizioni. Il tempo delle cure palliative è adesso, non facciamolo aspettare. Opinioni a confronto.